Omnibus. Attualità, religione e cultura. Un saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Io sono Ines Fortunato e oggi siamo in compagnia di Rosalba Cupone, animatrice di comunità senior del progetto Policoro Calabrese. Ciao Rosalba, grazie per averci raggiunto. Ciao Ines, grazie per avermi invitata e saluto tutti. Come dicevo prima, tu sei animatrice di comunità del progetto Policoro Senior. Come state lavorando come gruppo senior in Calabria in generale e se racconti brevemente cosa significa essere animatrice di comunità senior? Parto dal raccontare cosa vuol dire essere proprio animatore di comunità senior e come lo si diventa. In maniera ufficiale si diventa animatore di comunità senior nel momento in cui si termina il proprio mandato dei 3 anni. Negli ultimi anni, grazie a questa formazione pensata dall'Ufficio Nazionale dei Problemi Sociali e del Lavoro, che io da questo momento chiamerò PSL, il ruolo della DC senior si è valorizzato maggiormente, ma in realtà la DC senior è stata, diciamo, una figura sempre presente. Infatti, se si va a leggere il vademecum proprio del progetto Policoro, nello specifico quando c'è la voce, no, da chi è composta l'equipe del progetto Policoro diocesano, si trova proprio scritto che oltre ai 3 direttori degli uffici e al tutor e all'animatore in carica c'è l'animatore di comunità senior. Ovviamente essere ADC senior è una scelta, quindi un voler continuare o non continuare il proprio servizio. Non c'è un obbligo e si fa ovviamente tutto gratuitamente. Sei tu proprio che decidi, una volta terminato il tuo mandato ufficiale, se metterti a disposizione della tua diocesi o meno. Mentre rispondo all'altra domanda, cioè come stiamo lavorando come gruppo senior qui in Calabria, diciamo che in realtà il gruppo senior calabrese è in una fase più operativa proprio adesso, perché fino a quando non siamo stati a Rondine, che è stata l'ultima formazione che abbiamo fatto in presenza, in realtà eravamo un po' fermi, cioè eravamo un po' in stand-by, perché comunque c'è sempre stata la difficoltà della distanza, non tutti siamo in Calabria in questo momento. Però ovviamente a vario titolo ognuno si rende disponibile, ecco, ai propri uffici diocesani per dare una mano. Sì, perché ho dimenticato di dire che tu sei ADC senior, però ovviamente servi nell'accezione del servizio la tua chiesa locale, che è quella di San Marco Argentano Scalea. Tu prima mi parlavi di Rondine, quindi di queste formazioni che comunque continuano anche dopo la fine del mandato, diciamo, canonico del progetto Policoro. Fino ad ora, oltre Rondine, che tipo di percorso avete fatto? In realtà abbiamo fatto più percorsi, perché io adesso è il 3° percorso senior che ho iniziato a seguire. Per la maggior parte sono stati sempre incontri online e poi 2 volte l'anno più o meno ci siamo incontrati in presenza. Di solito ci siamo incontrati in presenza a Roma. Infatti già per esempio l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità proprio di incontrare Papa Francesco, noi ADC senior. Mentre quest'anno l'ultima tappa che ha concluso il percorso è stata a Rondine in presenza, e lì abbiamo potuto abitare i conflitti, cioè è stata tutta una formazione pensata per noi ADC senior per farci riflettere intanto sul tema proprio della pace e poi per farci toccare con mano come ragazzi che provengono da nazioni in guerra vivono insieme lì a Rondine. C'è stata data, ecco, la possibilità di vivere proprio dei laboratori dove ci hanno chiesto di abitare il conflitto, che è una cosa un po' strana, particolare e difficile. Strana, particolare e difficile, ma mi verrebbe da dire in questo momento storico anche necessaria. Rosalba, prima tu raccontavi del fatto che comunque questa figura, no, dell'ADC senior, diciamo, ha una maggiore importanza, se possiamo così dire, da quando l'ufficio di PSL nazionale comunque ha deciso di valorizzare maggiormente questa figura, e di questo noi ringraziamo sicuramente il nostro caro Don Bruno Bignami. Ma
Rispetto alle realtà territoriali e in particolare regionali, quindi della Calabria, da dove nasce l'idea di supportare la PSL regionale? E ti chiedo anche, in previsione delle settimane sociali di Trieste, che cosa state organizzando come ADC Senior Calabresi? Come dicevo prima, noi ci siamo visti l'ultima volta a Rondine in presenza. È da un po' di tempo che intanto ci interrogavamo noi su cosa poter fare, però in realtà lì Don Bruno ad un certo punto ci ha chiesto di dividerci per regioni. È una prassi che si sta attuando da un po' di formazioni, di dividersi per regioni ad un certo punto e buttare giù qualche idea, qualche azione per essere generativi sul proprio territorio. Quando in realtà ci siamo visti a Rondine, la prima cosa su cui ci ha fatto riflettere Don Bruno è stata quella di fare verifica su quello che avevamo fatto fino a quel momento. E noi ADC calabresi, non è tanto carino da dire, ma non avevamo fatto nulla, nel senso che sì, ci eravamo incontrati alle formazioni, il coordinamento regionale del progetto Policoro ci ha sempre coinvolti nonostante avessimo terminato il nostro mandato, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di incontrarci durante le formazioni regionali degli animatori in carica, però proprio un'azione precisa ADC Senior non c'era stata. E allora lì intanto ci siamo verificati su questo e ci siamo detti che eravamo fermi e abbiamo detto cosa possiamo fare. E la prima cosa che ci è venuta in mente è stata proprio questa, cioè quella intanto di metterci a disposizione del coordinamento regionale del progetto Policoro, ma in modo particolare dell'ufficio PSL regionale. Quindi abbiamo chiesto a Monica Tripodi, che è la referente regionale PSL, di poterci incontrare, e in realtà è partito da lei l'invito a poterla sostenere e a poter sostenere la commissione regionale PSL, soprattutto in questo anno che, come dicevi appunto tu, è un anno particolare per chi vive questo ufficio, perché ci stiamo preparando alle settimane sociali di Trieste. Lì come possiamo essere utili e cosa faremo? Intanto a livello regionale c'è tutto un percorso che si è già costruito e che è ancora però work in progress, e noi come ADC Senior ci siamo messi a disposizione sia per proprio una questioni logistiche, ma anche per metterci un po' di pensiero. A livello regionale si è pensato innanzitutto di individuare per ogni diocesi dei personaggi che si sono distinti nel territorio diocesano e non per azioni politiche o educative o magari che si sono distinti in ambito economico e che ovviamente hanno portato dei risultati positivi sul territorio, soprattutto per le persone meno fortunate. Quindi intanto ogni diocesi si è dovuta preoccupare di individuare un personaggio che aveva queste caratteristiche. Poi questi personaggi sono stati divisi per aree e ogni area sarà oggetto di riflessione per noi a livello regionale, perché abbiamo previsto che si possano vivere 3 giornate che chiameremo settimane sociali calabresi, all'interno delle quali verremo anche guidati da un comitato scientifico tutto calabrese, anche questo ancora in costruzione, ed è questo un po' il percorso che ci deve accompagnare fino a Trieste. Come gli ADC Senior del progetto Policoro possono, e di fatto poi lo fanno, aiutare la Chiesa locale e non solo a stare più vicino ai giovani? E nello specifico tu, che peraltro hai anche un impegno di supporto, di aiuto e di organizzazione anche nella pastorale sociale del lavoro regionale, che cosa fai? Questa è una domanda un po' difficile, perché io non me la sento di dire cosa possono fare gli altri, quindi posso invece provare a dire cosa faccio io, cioè nel senso che innanzitutto è fondamentale mettersi a servizio. Questa è una parola che, come dire, risuona sempre nella mia vita, cioè il mettersi a servizio, perché sono dell'avviso che come la diocesi mi ha dato la possibilità di vivere l'esperienza del progetto Policoro, che è un'esperienza formativa davvero edificante, io mi ritengo una privilegiata ad averla vissuta, così anche io ricambio questo, che non è stato un favore perché anche lì è un servizio, però voglio ricambiare
questo dono che la diocesi mi ha fatto con la mia disponibilità. Quindi intanto mi metto a servizio della diocesi e mi sono messa poi a servizio in ambito regionale. E poi io nello specifico vi posso dire che in realtà continuo a fare da ponte tra i tre uffici che formano il progetto Policoro, che sono la pastorale giovanile, la Caritas e l'ufficio PSL. E penso che sia la cosa più difficile, perché ovviamente si parla di tre equip diverse, tre direttori diversi, che seguono spesso tre percorsi diversi, perché si rivolgono anche a diversi soggetti. Quindi io nel mio cerco ancora di fare da collante insieme all'ADC in carica, e penso che nello specifico, per stare vicino ai giovani, in primis noi dobbiamo fare rete nelle nostre diocesi, non dobbiamo lavorare come isole, ma dobbiamo camminare sulla stessa strada, sullo stesso binario. Grazie Rosalba, grazie di questa tua testimonianza, grazie anche per essere stata qui in nostra compagnia. Grazie, ciao ciao. Salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.